Quante volte avrei pensato che forse questo o quel comportamento potesse essere un reato, per poi scoprire che in realtà si trattava di una condotta fondamentalmente lecita o comunque tollerata in qualche modo dal nostro ordinamento? Ecco, con questo video scoprirai 7 cose che credevi fossero un reato ma che in realtà non lo sono. E alcune, come vedrai, non portano ad alcuna conseguenza di qualsivoglia natura, altre invece, pur non configurando un reato, danno però luogo ad una violazione di natura amministrativa. Ciao! Io sono Giuseppe e sono un avvocato penalista. Prima di proseguire con il video, volevo ricordarti che se questo contenuto ti sarà piaciuto, potrai lasciarmi un like così mi farei capire che questo format ti piace e magari farò altri video di questo tipo. Inoltre, per non perderti gli altri contenuti, iscriviti al mio canale attivando notifica e campanella, perché in questo modo sarai il primo ad essere avvisato. Ciao e buona visione! Prima, tra le attività che credevi fossero illecite ma che in realtà non lo sono. Quante volte ti è capitato di pensare magari che la prostituzione, o meglio l'attività di prostituirsi, integrasse un qualche genere di illecito o di reato? In realtà la prostituzione è un'attività in sé per sé consentita in Italia, o quantomeno tollerata, così come tra l'altro e di conseguenza non risulta essere illecito neppure andare con una prostituta. Le attività che invece costituiscono reato sono quelle di favoreggiamento o di sfruttamento della prostituzione, che si risolvono in qualche modo nella costrizione di altre persone a fare quel tipo di attività, e per questo lo Stato italiano ritiene di dover punire in maniera severa anche queste condotte. Ma se una persona vuole mercificare il proprio corpo liberamente senza costrizione, potrà farlo senza incorrere in violazioni di natura penale. Cosa che credevi fosse un reato in realtà non lo è, numero 2. Altro luogo comune è quello di pensare che acquistare prodotti contraffatti configuri un reato. In realtà la legge tende a distinguere i casi di acquisto per uso personale da quelli in cui l'acquisto si è effettuato per la vendita successiva di quei prodotti. Solo l'acquisto per la vendita infatti è considerato un reato, mentre invece quando l'acquisto è fatto per uso personale, questa condotta non sarà considerata un reato ma una mera violazione di natura amministrativa. Quindi neppure questa condotta sarà considerata lecita dall'ordinamento, ma non è punita dalla sanzione penale, che ovviamente è una sanzione molto più grave e spesso privativa della libertà personale. Ora, tu ti stai chiedendo sicuramente come si faccia a stabilire se una persona ha acquistato per uso personale o se abbia acquistato per la rivendita di certi prodotti. Beh, un modo c'è ed è anche molto semplice. Un conto, per esempio, è acquistare o possedere un singolo prodotto contraffatto, altro invece è possederne 100. Pare chiaro che infatti nel secondo caso siamo di fronte ad un acquisto per la rivendita successiva. E siamo alla numero 3. Potrai pensare che magari, ecco, registrare una telefonata sia una violazione della privacy, che si violano i diritti dell'altra persona. E invece no, niente di più sbagliato. Registrare una telefonata è un'attività più che lecita, quando ovviamente tu sei uno dei partecipanti alla conversazione telefonica. Secondo la Corte di Cassazione, questa attività è nient'altro che la fissazione su un supporto digitale di informazioni che tu hai già appreso lecitamente, perché eri l'interlocutore, il diretto interessato della telefonata. E aggiungo io, è come se di fatto prendessi degli appunti, solo che questi appunti sono più puntuali e più precisi. Ora, quando ho portato questo contenuto sui social, mi è stato più volte obiettato che non fosse vera questa cosa, che in realtà tu per poter registrare lecitamente qualcuno devi ottenere il suo consenso, quantomeno devi avvisarlo del fatto che stai per avviare una registrazione. Ma non è così, non è così. Si può lecitamente registrare una telefonata anche di nascosto, cioè senza avvisare la persona con cui stai parlando. L'unico limite che si riscontra in questi casi è che la registrazione non può poi essere successivamente diffusa, se non per ragioni di giustizia o per la rilevanza pubblica che la stessa riveste. Questo significa, per esempio, che se io registro una persona che mi minaccia al telefono, potrò senz'altro versare quella registrazione nel fascicolo del processo penale, così da consentire al giudice di decidere anche sulla base di quel file. Siamo alla numero 4 e voglio farvi un esempio pure abbastanza concreto e reale. Di recente mi è capitato di assistere un ragazzo che era scappato da un posto di blocco, ma dopo aver fatto 100 metri è tornato sui suoi passi e quindi ha fatto inversione di marcia e si è fermato al posto di blocco successivamente. Se non che uno dei poliziotti
seppure molto alterato dall'atteggiamento del mio assistito, pure di fronte alle scuse del ragazzo gli ha mollato un ceffone. Il ragazzo allora lo ha spinto, lo ha strattonato anche con forza il poliziotto per allontanarlo. Il poliziotto però a quel punto perde l'equilibrio, cade e dopo essersi rialzato con l'aiuto del suo collega arresta il mio assistito per resistenza a pubblico ufficiale. Quello che però il poliziotto non sapeva è che sul casco del ragazzo era montata una webcam, una dashcam, che nel frattempo aveva registrato tutto. Il procedimento nei confronti del ragazzo a quel punto è stato archiviato, ma questo perché? Perché alcuna resistenza è configurabile nel caso di reazione anche violenta ad un abuso del pubblico ufficiale, purché ovviamente la reazione sia in qualche modo proporzionata all'offesa e utile solo affinché l'attività abusiva non prosegua oltre. Temo di aver perso il conto, credo sia la numero 5, e riguarda l'offesa fatta a qualcuno in sua presenza, cioè la persona che tu stai offendendo è lì vicino a te e si può tutelare rispondendo alle tue offese, e questa condotta non è più un reato e non lo è più dal 2016, quando il reato di ingiuria è stato depenalizzato. Prima di allora l'ingiuria, così come la diffamazione e la calunnia, era un reato e per l'amor di Dio non era neppure di così enorme disvalore, nel senso che la pena era minima e la competenza a giudicare era del giudice di pace penale. Sta di fatto però che oggi, mentre diffamazione e calunnia continuano ad essere reati, l'ingiuria è invece solo una violazione di natura amministrativa al cui accertamento può conseguire, laddove venga richiesto, anche un risarcimento del danno. Cosa che credevi fosse un reato ma che in realtà non lo è, numero 6, registrare un rapporto sessuale in casa propria. È una condotta che generalmente genera confusione, perché magari, ecco, pensi possa essere un reato la registrazione all'insaputa dell'altro partner di un rapporto sessuale, ma in realtà questa condotta non configura alcuna violazione di natura penalistica. La registrazione di un rapporto sessuale, purché ovviamente consensuale e avvenuta in piena libertà anche all'insaputa dell'altro partner, non è un reato. Così come ho già detto per le telefonate in precedenza, chiaramente, adesso ancora di più, anche in questo caso un limite insuperabile è quello della diffusione di quelle immagini, che assolutamente non è consentita. Ultima cosa che credevi fosse un reato ma che in realtà non lo è, ubriacarsi per strada. Ovviamente faccio riferimento ai casi in cui sei a piedi, non quando stai guidando un veicolo. Considera che fino a qualche anno fa la condotta di ubriacarsi per strada era un reato punito con l'arresto, in certi casi, fino a 6 mesi. Però nel 1999 e nel 2005 ci sono stati due diversi interventi, prima del legislatore e poi della Corte Costituzionale, che hanno di fatto depenalizzato questi due reati previsti dall'articolo 688 del Codice Penale. Ed oggi chi si trovi in una condizione di manifesta ubriachezza, quindi non un'ubriachezza leggera, ma una di quelle particolarmente evidenti, rischia solo una sanzione amministrativa fino a 309 euro. Queste quindi sono 7 condotte che magari pensavi fossero un reato ma che in realtà non lo sono, e come hai visto alcune, come la prostituzione oppure registrare una telefonata, non costituiscono alcuna violazione, altre invece risultano essere dei meri illeciti di natura amministrativa. E magari in qualche altro video ti proporrò altri esempi delle altre condotte che in astratto potresti pensare che configurino dei reati ma che proprio non lo sono. Tu nel frattempo però, se il video ti è piaciuto, lasciami un like, iscriviti al canale attivando campanella e notifiche e condividi questo video sui tuoi social. È il diritto penale. Che stai?